Che mi guardi così? Ciao papà. Probabilmente se stai guardando questo video siamo già intorno al 2030. Dovrai avere almeno 9-10 anni per vederlo. Il bello di YouTube è proprio questo. Lasci un video lì, 8, 9, 10 anni, rimane e può essere visto. Oggi è 20 settembre 2019 e mi trovo in questa sala perché domani si terranno i festeggiamenti per il tuo battesimo. Hai 6 mesi e mezzo, quasi 7. Mi piaceva l'idea di venire in questa sala nel momento di pace, perché è il modo in cui forse si riescono ad apprezzare meglio le cose e a ragionare meglio. Guarda quanto è bello quello che hanno preparato per te. Dai un'occhiata. Sembra che ci sia una lavatrice, ma in realtà una parte del poster. E domani alle ore 8 quasi scatenerà l'inferno. Pensa papà, ho preso pure il DJ, ho preso il fotografo, il videografo, faremo tutto. Si ballerà, ma te manco cammini, che vuoi ballare? Mannaggia. Per organizzare questa festa mi sono svenato, ho dedicato tutto il tempo per questo festeggiamento. Quindi mi raccomando papà, domani fatti bello, carino, anche perché vengono pure delle ragazzette carine, quindi mi raccomando, tutto carino, profumato. Ho un amore per te papino che è smisurato, ho il diaframma che mi vibra continuamente ogni volta che ti vedo. Volevo anche farti una confidenza, io non sono il tipico papà che ha mille aspettative. Vedi papà, ora c'hai 10 anni, 9 anni, 10 anni ci avrai. Hai ancora tutta la vita davanti. Io cerco di essere un padre che non impone le aspettative con il tipico orgoglio paterno. Non mi interessa che tu sia il primo della classe. Non mi interessa che tu crescendo ti distinguerai con un'automobile di livello. Non mi interessa che avrai l'ultimo smartphone del momento. A me quello che interessa è che sarai in grado di raggiungere e mantenere un rapporto equilibrato con te stesso, dettato solo e esclusivamente dalla serenità interiore, dalla tranquillità. Perché vedi, molti confondono la felicità con un momento di entusiasmo e di slancio passionale verso un obiettivo. Ma è solo temporale questa sensazione. Raggiunto l'obiettivo poi finisce, non è quella la felicità. La felicità coincide con la serenità ed è l'unico elemento importante che devi cercare di raggiungere. Perché vedi, papà cercherà sempre di starti vicino sul profilo psicologico, sulla salute psicologica, con il dialogo, con la comprensione, con la vicinanza affettiva, con la vicinanza materiale. Potrei stare lì ad aiutarti a fare i compiti, anziché rimproverarti se vai male a scuola. Meno purtroppo potrò riguardo la salute fisica, nel senso che cure e dottori a parte. Se prenderai delle strade sbagliate, in cui non avrai riguardo alla tua salute, il fumo, la droga, l'alcol, queste brutte strade qui, beh, in quel caso sarai te solo con te stesso, perché magari lo nascondi oppure hai paura di dirlo. Beh, sappi che il dialogo ci sarà sempre, però una buona parte di ciò che farai, dei risultati che avrai, dipenderà da te. Quindi che ti devo dire, papà? Domani si vedrà, sarà il grande giorno. Non vedo l'ora di stare qui con te e festeggiare con tutti gli altri. Però fammi una promessa che da qui a quando vedrai questo video cercherai di essere un bravo bambino, nella media di un bravo bambino come tutti gli altri, niente di più e niente di meno. E io mi impegnerò a fare bravo genitore. Ti amo come non ho mai amato, sei l'unica ragione della mia esistenza. Ciao.